Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Stelletti, collega inviata della Repubblica a Mosca. Buongiorno Rosalba. Buongiorno. Perché tu ci racconti quello che accade lì, no? Il punto di vista della Russia, dei russi, di come stanno affrontando questo anno. Qui il conflitto è qualcosa di lontano, di virtuale, qualcosa che si vede in TV, forse dopo un anno per qualcuno è diventato anche rumore di fondo. In realtà la mobilitazione parziale annunciata da Vladimir Putin lo scorso settembre ha portato il conflitto anche nelle case di tanti russi che adesso hanno mariti, figli al fronte o che vedono tornare in patria molti di loro nelle bare di zinco, come le chiamava Svetlana Alexievich. E passeggiando per Mosca, diciamo che non si nota tanto un clima appunto bellicista. Un segno magari del conflitto sono i sistemi antimissilistici che sono comparsi sui tetti del Ministero della Difesa e di qualche edificio nel centro di Mosca qualche mese fa. Mosca, diciamo che ha vissuto un terremoto nei primissimi mesi di questa offensiva. Da febbraio a maggio è stato un scossone continuo, la censura, la repressione. 20.000 persone sono state fermate anche solo per aver mostrato un foglio bianco, 8 asterischi. Tutte le voci di stampa indipendente sono state chiuse, Novaya Gazeta, diretta da premio Nobel Dmitry Muratov, la radio della perestroica ecco, di Mosca, non è rimasta veramente più nessuna voce libera, resta solo la propaganda che è martellante, pervade ogni aspetto della vita pubblica, dalla scuola dove si va a lezione di patriottismo, appunto alle adunate che abbiamo visto anche nei giorni scorsi allo stadio Luzhniki di Mosca. Quanto la Russia ha sofferto delle sanzioni, no? Delle sanzioni economiche, perché di questo si è parlato molto, colpiremo sotto questo profilo. Naturalmente di solito sono delle sanzioni che hanno un effetto a lungo termine. È passato un anno, ad oggi c'è quell'effetto oppure no? E l'economia ha retto all'urto lo scorso anno, soprattutto grazie al fatto che le sanzioni che dovevano colpire di più, cioè l'embargo sugli idrocarburi, sono entrate in vigore solamente molto tardi. E c'è stato appunto un terremoto iniziale anche sotto questo punto di vista. Ricordo nei primi giorni le file al bancomat perché la gente non sapeva se avrebbe più trovato valuta, il rublo era crollato in maniera esponenziale, in alcuni reparti dei supermercati si faceva fatica a trovare alcune merci, ma dopo poco il rublo per esempio si è rafforzato anche perché l'economia si è chiusa e quindi diciamo che il cambio è artificiale. Nei supermercati ci sono stati rincari notevoli anche del 40%, adesso per esempio una cosa che si nota è che sono esaurite le scorte dei prodotti stranieri, si fa fatica a trovarli, mentre alcuni magari sono stati sostituiti da prodotti che arrivano dall'Asia. Però appunto quello che doveva essere un po' lo scossone che avrebbe fatto vacillare l'economia ancora deve venire. No, no, non si è visto. Senti, poi c'è l'altro aspetto fondamentale di tutto questo anno che è cambiato a seconda dei momenti, che è quello dell'entourage di Putin, no? Con vari cambi, momenti di debolezza, insomma, questo è qualcosa che va seguito molto attentamente e che tu segui attentamente, perché sono dei segnali importanti. Sì, all'inizio c'è stato un grandissimo shock perché neppure i fedelissimi sapevano di questa offensiva. Vladimir Putin si era consultato a stento con appunto i vertici della gerarchia militare. Negli ultimi mesi è emerso un dissidio fra quello che viene
nominato il partito della guerra, ossia i falchi a cui quello che sta succedendo in Ucraina non basta, vorrebbero vedere tutta la potenza di fuoco della Russia scatenata contro il paese vicino, quelli che si arrabbiano per le ritirate, hanno protestato anche martedì quando il presidente ha parlato sullo stato della nazione e non ha per esempio annunciato una mobilitazione totale, non ha aumentato il livello di legge marziale. Poi c'è il partito della pace, non esiste più, se c'era adesso è scomparso, sono gli oligarchi che sono andati all'estero, quei pochi appunto che hanno preso le distanze dal conflitto. C'è un partito dei pragmatici, dei tecnocrati, quelli che vorrebbero una composizione del conflitto e soprattutto ricucire le relazioni con l'Occidente. Quindi una cosa che segnerà sicuramente questo 2023 è vedere se Putin riuscirà a conciliare queste anime del paese, anche perché questo è l'anno della campagna elettorale, il 17 certo. marzo 2024 si terranno le presidenziali. Allora ci fermiamo, andiamo in pubblicità e poi torniamo subito.